Parliamo di infezioni da HPV nel maschio e quindi dell'utilità della vaccinazione anche in questi soggetti con il professor Paolo Bonanni, ordinario di igiene all'Università di Firenze. Ci troviamo a Milano in occasione del 33° Congresso Nazionale di Antibioticoterapia in età pediatrica. Professor Bonanni, come ormai noto, l'infezione da HPV è causa principalmente di cancro alla cervice uterina. Quali altre patologie può causare questo virus? È un virus che è correlato con anche altri cancri maligni della sfera genitale, perché può provocare il cancro anale, per esempio, che è una patologia in crescita numerica negli ultimi tempi in tutti i paesi occidentali. Può provocare cancro vulvare, vaginale, cancro del pene, e poi è anche la causa di tumori dell'orofaringe, non tutti ovviamente, una quota dei tumori dell'orofaringe è proprio legata agli HPV, soprattutto i 16-18, quelli che sono presenti poi nei vaccini. E poi c'è tutta la grossa quota di condilomi genitali, quindi patologie non tumorali maligne ma tumorali benigne, che numericamente però sono molto rilevanti, quindi stiamo parlando di un 1% della popolazione sessualmente attiva che di solito contrae almeno un condiloma genitale nel corso della vita. Nei maschi quanto è frequente questa infezione? Beh, nei maschi sostanzialmente non è meno frequente che nelle femmine, perché ovviamente il virus è estremamente contagioso, quindi bastano anche contatti non penetrativi per avere la trasmissione del virus, ed evidentemente se una femmina è infetta al maschio. Poi c'è anche una notevole trasmissione nei soggetti omosessuali, che tra l'altro poi vedremo sono tra quelli più colpiti dalle patologie. Quindi il virus è estremamente diffuso. Tra l'altro ci sono dati che fanno pensare che mentre nelle femmine la prevalenza dell'infezione è massima nell'età successiva al debutto sessuale, nel maschio invece la prevalenza dell'infezione rimane abbastanza costante nel corso della vita. Ecco, ma il vaccino anti-HPV è efficace anche nel maschio? Ci sono dei dati a questo proposito? Sì, ci sono dei dati di studi effettuati sul maschio, sulle lesioni genitali esterne del maschio, quindi su condilomi, su lesioni precancerose a livello anale o perineale o perianale, e il dato di efficacia contro le lesioni genitali esterne del vaccino è intorno al 90%, quindi il dato di efficacia è sostanzialmente quasi sovrapponibile a quello che si ha nella femmina, quindi il vaccino funziona bene sia nelle femmine che nei maschi. Quindi questo fa sì che anche le indicazioni del vaccino sono state ampliate recentemente, per esempio per il vaccino quadrivalente, per includere oltre alle patologie della sfera genitale femminile, per esempio anche i cancri anali, che evidentemente colpiscono sia la femmina che il maschio. Oggi in Italia il vaccino è indicato anche per i maschi? Il vaccino è nel foglietto illustrativo come indicazioni, certamente anche il maschio dai 9 ai 26 anni di età. Ovviamente se si decidesse di vaccinare in modo universale la popolazione maschile, si dovrebbe andare prioritariamente sulla popolazione degli adolescenti, quindi dei 12 anni, così come si è fatto per le femmine. Ci sono due regioni hanno già preso una decisione con i loro nuovi piani regionali di vaccinazione emanati proprio in questi ultimi mesi, e sono la Puglia, che ha introdotto la vaccinazione nel maschio dodicenne, ma ha anche introdotto una coorte supplementare di femmine, cioè la Puglia, che aveva fatto due coorti femminili, una di 12 anni e una di 16 anni, avendo ottenuto la saldatura di questi due gruppi, ha deciso di estendere la vaccinazione sia al maschio ma anche alle donne di 25 anni, quindi le donne che fanno il primo screening per PAP test o per HPV test, e quindi a quell'epoca possono anche beneficiare di una vaccinazione anti-HPV. Quindi direi che la vaccinazione del maschio deve essere affiancata anche da una estensione ad una seconda coorte femminile, perché in questa maniera si può ottenere il massimo dell'impatto della vaccinazione HPV sui cancri. Tra l'altro vorrei sottolineare che il fatto che oggi si possa parlare di più coorti è legato al fatto che i vaccini sono crollati letteralmente di prezzo negli ultimi anni. Quindi i costi che c'erano 4-5 anni fa, quando siamo partiti, sono diventati veramente quasi di un quarto, un quinto. E poi c'è anche il fatto che negli ultimi tempi abbiamo ridotto le dosi necessarie per le ragazze adolescenti da 3 a 2. Quindi si è generato un risparmio che dobbiamo assolutamente reinvestire nell'estensione della vaccinazione HPV ad altre coorti femminili ed anche alla popolazione adolescenziale maschile. Ma è costo efficace la vaccinazione nel maschio? Ma gli studi di costo efficacia sono in continua evoluzione. Evidentemente quando siamo partiti con costi più alti e numero di dosi più elevato, la costo efficacia per il maschio non era particolarmente buona, specialmente là dove ci fossero tante femmine vaccinate.
Oggi che sappiamo che in alcune regioni, per esempio, non si riescono a raggiungere gli obiettivi di copertura, la prima cosa da fare è cercare di raggiungere gli obiettivi di copertura nella femmina. Però anche la vaccinazione del maschio diventa via via costo efficace proprio per il numero minore di dosi necessarie e la riduzione dei costi. Quindi tutto è in evoluzione, man mano che andremo avanti la costo efficacia del maschio diventerà sempre più evidentemente buona dal punto di vista anche della sanità pubblica.